Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e bentornati sulla Randomizer di Inazuma Eleven, due bufera di neve. Attenzione, iniziamo con della gente che dice di aver visto qualcosa di strano con i loro occhi e c'è una geisha che dice cosa è successo? Era vestito in modo strano e ha persino cercato di attaccare il bottone con me nel vicolo. Ah ma, qua non si capisce chi parla. È tornato di nuovo? Quante volte sarà già successo? Spero che lo acciuffiate presto, così saremo tutti più tranquilli. Mi mancano 4 denti. Ma la vecchia ha dato del poliziotto un buon a nulla. Io la arresterei, eh. Attenzione, c'è qualcuno che ha sentito tutto quanto. Xavier Foster. Vabbè. Capitolo 4. Verso l'illuminazione. Abbiamo a che fare con qualche illuminato allora? Signor veteran, siamo pronti a partire. Diciamo che Kyoto è dove antichità e modernità si fondono. Ma si fondono bene, è davvero bella come località. Diciamo che il simbolo che riconosci subito è la torre, appunto. Oh, vedi la torre che sovrasta tutto. Deve essere davvero un bel posto da visitare. E poi ci sono le geisha, quindi... qualche massaggino nella Soapland, eh? Ammic. Andiamo quindi alla cloister che si trova qua. Qua sopra, alla fine della scalina Naeda. Oh cavoli, bella lunga. Wow, tu chi sei? Vediamo un po' quanto è bella sta scuola. Cloister proprio, guarda. Non credo si... Ho visto chi credo di aver visto. Eccoci alla cloister. What a? Lo fanno a botte. Il pavimento, pulisci il campo. Ma perché tutte le cose noiose le devo fare io? Ed ecco perché appunto lo tengono alla cloister, perché fa le pulizie. Si è nascosto bene, eh. Ovviamente cambia anche sprite perché beh. Giustamente. Non è che si sono preoccupati, dice, sai, mettiamo lo sprite. No, proprio hanno fatto più sprite per quando stanno dentro la buca, ma io non lo so come cacchio fanno a lavorare così. Ve l'ho fatto. Non è una cosa normale. Cioè, ragazzi, solo loro lo fanno. Così come chiamare i personaggi non tramite funzione character name, ma tramite direttamente il loro nome. Proprio scrivono il nome del personaggio, scrivono. È stranissimo. Lo scopo del calcio è dare corpo e la mente. Esatto, questo è il motto della Cluster Divinity. Allora giocare con la squadra che ha vinto il Football Frontier sarebbe un ottimo allenamento. Va bene, accettiamo. Ma l'olio si attaccherà domani, non abbiamo tempo per le dimostrazioni. Prepariamo il campo, dai, e poi ci affronteremo. Allora, che abbiamo di fronte? Abbiamo Chess già trasformato, bene. Ottimo, Shona si è già trasformata, vai così. Tu vai subito in attacco, mi piaci in attacco tu. Tu è qui. Vediamo un po'. Ah, non hai nessuna mossa per evadere l'avversario. No, attaccate! Ma come? Di già? Accidenti! Ma perché tiro normale, torne? Ma quanto è forte quello, ehi! Ma aveva oltre 100 in tutte le statistiche! Che diavolo è? Ragazzi, ma chi era quello, ehi? Qua. Mettiamo un po' più al centro e via, contatto acrobatico. Che è una mossa di tipo fuoco. Nonostante noi fossimo vento. Ora, mi chiedo se però il tipo del giocatore sia correlato al personaggio in sé o al nome. No, come la parata? Ehi, ma parata fuoco contro tiro fuoco? Si sono annullati a vicenda? Subito. Tormenta glaciale. Beh, il tiro elemento è vento, quindi è neutrale contro lui. Come ha fatto? Ma quanto è forte sto portiere, oh! Giocare da emulatore, ragazzi, è un'impresa incredibile. Non so come facciano quelli che giocano solo tramite emulatore. Ci prendi la mano. È molto scomodo comunque. Questo è gol, finalmente. Almeno uno, facciamo.
No, no, no. Ah. Questo è capace che fa gol. Ti prego, para, 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 para. Ah! Gol. Penso che dobbiate allenarvi di più. Dai, ora, ora. Ora. Ci sei? Tacco acrobatico, dai, che non può pararla senza tecnica speciale, dai. Dai, 2-1, dai, sai che ce la facciamo. Yes. Bene, 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 bene. Grande. Questo credo che sia il capitolo più palloso di tutto quanto il secondo gioco. Dov'è il rinfresco? È un chiodo fisso mangiare. Sì, è una festa, si mangia, no? Assaggio una di queste. Polpette piccanti. Una polpetta di riso. Oh! E brucia la lingua. Certo, perché c'è peperoncino. Dove va? Lecca la terra, ti passa prima. Chi è? Arriva il vecchio. E lei chi è? Allenatore. Ha terminato il suo allenamento solitario in montagna? Praticamente lui è il classico vecchio che negli anime e nei videogiochi, anche a 150 anni però ha dei muscoli incredibili, si allena in montagna, zombetta come una capra o come uno stambecco e insomma sì. Ad ogni modo ci fa una domanda, perché è così importante Football Frontier? Cioè, se ami veramente il calcio dovresti giocare per divertirti, perché invece dai tanta importanza alla competizione? Perché io e mio nonno avevamo un sogno in comune. Partecipare alle finali del Football Frontier. Il tuo sogno è stato esaudito e adesso potresti valutare l'idea di assumere un altro ruolo nella squadra. Voglio donarti una tecnica speciale. È un tiro. La respinta Inazuma. Casualmente si chiama respinta Inazuma. Vediamo un po', qui c'è Celia, mi pare. Che si chiama Hand. Quindi Celia Hand. Che succede qui? Ascolta. Ecco il mio super ultra iper fantastico tiro! Ah, ancora una volta! Siete venuti a prendervi ancora a gioco di me? Perché devi sempre fare così? Non siamo qui per prenderti in giro! Sono litigate. Banyan, perché ti stai allenando qui? Perché sul campo non me lo lasciano fare. Hai detto che hai provato questa tecnica un centinaio di volte, eppure non ha neanche il fiatone. Questo è vero, ma... Ah sì, la sua velocità si è mantenuta costante. Questa volta devo farcela. Forse ha davvero delle abilità che potrebbero essere utili alla squadra. Banyan, che cosa vuoi? Vieni con me dal capitano Kick. Dobbiamo mostrargli che cosa sei in grado di fare. Sono convinta che se ti vedessero giocare ti chiederebbero di unirti alla squadra. A quanto pare comunque sia Banyan è stato abbandonato 10 anni fa e da allora se ne prendono cura loro. Il problema è che lo lasciano solo alle pulizie perché nonostante sembri pronto... è un ragazzino che fa sempre dispetti e quindi non vogliono metterlo in squadra. Allora, accetteranno di averlo in squadra solo se noi prenderemo questo individuo sospetto che si sta girando per Kyoto. Un momento, ma c'è Xavier? Oh, ciao Mark. Lo conosci? Certo, siamo amici. Non avrei mai immaginato ritrovarti qui a Kyoto. Che ci fai qui? Sono venuto a cercare una cosa, ma sono sicuro che con voi mi divertirei di più. Posso venire con voi? Certo, vieni pure. Andiamo. Sì, ragazzi, se a volte uso i nomi dei personaggi, non fateci caso, ok? Non è un problema, alla fine. Eccolo qua, il ragazzino con cui dobbiamo parlare. Che cosa volete? Sapere quello che faccio? Ok, ve lo svelerò, ma non dirò a mia madre. Voglio assolutamente catturare questo tizio che sta creando scompiglio, quindi sto piantonando il suo nascondiglio. Tu chi sei? Qui non c'è più bisogno di te. Puoi andare a casa ora. Forza. Non c'è più bisogno di me. Ciao ciao. Bye bye. L'hai ipnotizzato. Da quella parte. Ma un momento. Ma io quello lo conosco. Attenzione, ci pensa Shauna. Ti ho preso, amico. E adesso Shauna, che cosa? Tu Janus, che cosa ci fai qui? Allora sei tu quello che sta causando tutto questo scompiglio. Quindi il tipo misterioso sarebbe Janus?
Chi siete voi? Chi credi di prendere in giro? Sai benissimo chi siamo. Io sono Mark Evans, il capitano della Raymond, e tu sei quello che ha distrutto la mia scuola. Anche lei ha crisi d'identità. La Raymond. Il nome non mi è nuovo. Il mio nome è... non me lo ricordo. Magari... credo che l'Arius Academy l'abbia punito per aver perso contro di noi privandolo della memoria. È terribile. Veramente questo sarebbe un plot hole che poi si trova più avanti, ma non è questo il gioco, quindi evitiamo. Evito. Questo che cos'è? Ma vabbè, ma non è che sei un ritardato. Tu sei bravo in questo sport, ti ricordi? Perché non giochi con noi qualche volta? Sì, qualche volta magari. E ora se ne tornerà nello spazio? Mark, lui ha distrutto la vostra scuola, lo lascia andare così? Come puoi perdonarlo dopo quello che ha fatto? Lo so, ma lui non è più lo stesso Janus di prima. Forse ora che è cambiato possiamo diventare amici. Il calcio potrebbe unirci invece che dividerci. Sei troppo fiducioso, Mark. Beh, io sono d'accordo con Mark, quando mai non lo sei tu. E se ne va. Vabbè. Ma era... no, non può essere. Qualcosa non torna. Allenatrice, è già ora? La vedo pallida. Sto bene, non ti preoccupare. Ok, torniamo all'allenamento. Oh, quel suono. Non ditemi che sono già quelli dell'Epsilon. Sono arrivati. Andiamo al campo a vedere. Certo che andiamo al campo a vedere. Abbiamo altra scelta? Oh, cavoli. Ma questo è Talisman. Mi dispiace, ma la risposta sarà sempre la stessa. Non giocheremo contro di voi. Vi prego di rinunciare a questa sfida. Rinunciare? Non penso proprio. Silenzio, Fedora. Basta con le discussioni. Distruggete questo posto. Sì, Lord Dvalin. Ah. Cosa? Fermatevi! Hai visto anche tu il pallone nero? Sbaglio, fratellone? Non sbagli, fratellino. Emana un'energia negativa. È un pallone medico. Avete perso? E ora distruggeremo la vostra scuola. Un momento! Non è ancora finita! Arrivano gli eroi! Ecco a voi la cavalleria, la Raymond Junior High. Stai attento, queste creature sono senza anima. Niente paura, andrà tutto bene. Voi siete l'unica squadra ad aver sconfitto la Gemini Storm, ma se pensate di sconfiggere anche noi, vi illudete. Questa è un'offesa capitale. No. Sei venuto a giocare contro l'Epsilon per vendicare la tua squadra? Dai, mettiamo le squadre pure lui, dai, tanto, uno in più, uno in meno. Oramai. Allora, pronti Raymond, alla vostra totale disfatta? Sì, più o meno sì. Vediamo un po' l'aspetto di Phil Hammond cambiato. Jasmine Derry, colpo di sfortuna. Attaccante. È femmina, ok. Anche lui ha delle crisi di identità. Come Shona, va bene. Che la partita abbia inizio. No! Ma è una delle vecchie glorie! La squadra che ha battuto la Gemini Storm. Mi auguro siano abbastanza bravi da farci divertire. È passato al lato oscuro. Allora, li batteremo in 10 minuti, dai. Ma la squadra, vabbè ragazzi, non importa comunque sia. Questo qui mi piace però. Tunnel spaziale e trivella spaziale, vabbè. Anche se non credo che qui i fuori ruolo funzionino come in Galaxy, eh. E sì, in Galaxy, in Chrono Storm. Oh, ragazzi, siamo un po'... cioè, dovrebbe essere gol, eh. Normalmente. Vediamo un po' se ce la facciamo. Trivella spaziale! Oh, yeah. Come ha fatto? Cioè, voglio dire. Calcio! Gemello! Vediamo un po' se arriva in porta. Ah! Ancora trivella spaziale, eh? Non ti arrendi! Mi sa che può farne un'altra ora. Ci picchia. Ah, proprio qui la passava. Che palpebre.
Lord Varin, 10 minuti sono passati. Lo so. Incredibile. Gli attacchi della nostra squadra non sembrano impensierirli minimamente. Cosa dobbiamo fare, allenatrice? Non ci arrenderemo tanto facilmente. Dobbiamo sconfiggerli e proteggere la Cluster Divinity School, d'accordo, ragazzi? Anche quegli inutili perdenti della Gemma sono riusciti ad assestargli qualche colpo prima di farsi sconfiggere. Mettiamo fine alla faccenda una volta per tutte. Inutili! Per voi quelli della Gemini Storm sarebbero inutili? Già, inutili patetici perdenti. Altrimenti non avrebbero perso contro umani rammolliti. Ma è orribile. Non servono? Anche tua madre ti ha abbandonato. Nessuno ti vuole. E non servi a nessuno. No, che succede, Hammond? Come si può dire che qualcuno è inutile? Voi rovinate il calcio, insultate i vostri stessi compagni. È sbagliato. Gli inutili siete voi! Lord Dwayne, attendiamo un tuo ordine. No, divertiamoci ancora un po'. Va bene. Questa sensazione... Cosa mi succede? Mi sto davvero divertendo a giocare con loro? Forse. Ti dispiace? Oh, attenzione! È Hammond, Phil Hammond! Che fa turbine rotante! Accidenti! Wow, che tecnica! È Hammond, ha rubato il pallone! Ce l'ho fatta! Bravo Hammond, sapevo che non ci avresti deluso! Ben fatto, Phil, rimontiamo! Interessante, mi sto davvero divertendo! Si sta prendendo gioco di noi! Chiedo scusa, a quanto pare abbiamo sottovalutato le vostre capacità? Missione compiuta. Soldati dell'Epsilon, ritirata immediata! Lord Dwalin, ma perché? Ascoltatemi attentamente, Raymond Junior High. Non siete ancora all'altezza. Vi daremo altro tempo per allenarvi, così potremo vedere davvero chi è più forte. Ci affronteremo di nuovo e lo decideremo una volta per tutte. Che cosa hai detto? Che cosa hai in mente? E scompaiono come sempre, dannazione. Però c'è qualcosa che non mi convince. Niente male, vabbè. Se avete notato, la nostra manager, Hand, ha lo stesso casco che aveva l'avversario, il capitano avversario. Silent, qualcosa non mi torna. Ad ogni modo, wow, Scott, è un talento naturale. A quanto pare Hammond è su di giri perché grazie a lui se gli alieni se la sono filata con la coda tra le gambe. Guardate come si pavoneggia. Bravo, Hammond. Che velocità. A un certo punto mi è sembrato di vedere doppio. Quindi è veloce, è bravo in difesa. Se non facessi gli scherzi sarebbe il difensore perfetto. Turnbull, voglio farti una domanda. Come capitano della Raymond saresti disposto a prendere con te questo giocatore in erba e allenarlo? Beh, questa è una grande responsabilità, ma... Ok, può contare su di noi. Sarete sicuramente contenti di liberarvi di me. Tieni, Hammond, un piccolo regalo per te. Cos'è? Ma questa non è... Era la divisa della Cluster Divinity. Come vedi, non abbiamo ancora messo il numero sulla maglietta. Unisciti alla Raymond e cerca di aiutarli nella loro missione. Se al ritorno dimostrerai di essere maturato nella mente e nello spirito, sarai ammesso a pieno titolo nella squadra. Uniforme Cluster Divinity. Va bene. Cioè, hai capito? Lui ci ha visto un minuto. Tu non sei un portiere. Ma come? Dwalin, ho sentito che la vostra partita contro la Raymond Eleven non è terminata con una vittoria. È inammissibile! Allora? È stato divertente giocare contro di loro. Taci. Già, sarebbe meglio se ce ne occupassimo noi, non credi? Scusate tanto se ho urtato la vostra sensibilità. Non dimenticare che la battaglia tra noi tre non è ancora finita. E c'è dell'altro. Non so dove passi il tuo tempo, però ti avverto. Sarai anche uno dei prediletti del nostro signore, ma tra poco non potrai più fare le cose di testa tua. Lo terrà presente. Dwalin, al resto penseremo noi. Il nostro signore ha già preparato tutto per la prossima fase.
Oh, siamo a Ehime. Il mio capitolo preferito. Sbrigati, Sanford! Ma è Mel. Ha mandato di nuovo i suoi amici a cercarci. Ma non si arrendono mai? Sicuramente hanno la guardia alzata. Questo significa che le informazioni che avevamo erano corrette e lui si trova a Ehime. Che cosa ci fa qui? Cosa avrà escogitato questa volta? Non lo so, ma lo prenderemo prima che abbia il tempo di agire. Sono qui! Ah, basta con le chiacchiere. Ehi, che cosa? Dai, veloce! Non si saranno spinti a tanto. Da quella parte, prendeteli! Ma che succede? Un urlo straziante squarcia il silenzio. Ray Dark torna con l'Absolute Royal Academy e alcuni giocatori inattesi. Ma come reagirà Jude? La risposta è nel prossimo capitolo, Il ritorno di Dark. Te la faremo pagare, Ray Dark. Speriamo che ce la facciamo. Il prossimo capitolo è contro Ray Dark. Signori, questo episodio termina qui. Abbiamo fatto co nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi avversari sono diventati compagni e a quanto pare Janus è diventato un ritardato, purtroppo. Mi dispiace per lui. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Come sempre, in descrizione vi ricordo che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente con il prossimo video. Bye bye.